Guardate, negli enti pubblici, nei comuni, nelle province, nelle regioni, c'è un elemento, un concetto che non è appaltabile ad altri, non è appaltabile al privato, il concetto della solidarietà e del welfare. Queste sono cose che toccano a noi e noi le sappiamo fare. Per questo motivo io le chiedo, caro Presidente, di riaprire quella stagione interrotta di ascolto con gli enti locali, con le regioni, con le province e con i comuni, che hanno ricacciato i sindaci, i presidenti di province, i sindaci delle grandi città, ad essere tacciati come incapaci e spreconi della cosa pubblica. Non siamo così, non siamo così. Noi dobbiamo ridare dignità a questi amministratori che giorno dopo giorno combattono con la quotidianità e sono stati in questi ultimi anni costretti a dire sempre no. No alle associazioni, no ai progetti, no alle associazioni di volontariato, dire sempre no per un patto di stabilità che strangola sempre di più, che strangola sempre di più gli enti locali. Chiudo dicendo questo, Presidente. Se la classe degli amministratori non ha possibilità di scegliere i loro programmi e i loro progetti, perché vessati da una legge finanziaria che li strangola e quindi governa e governiamo solo la emergenza, non cresce una futura classe di governo. Gli amministratori, gli sindaci che non scelgono, non possono scegliere, non crescono e non cresce in Italia la nostra classe di governo. Quindi io, caro Presidente, concludo dicendo che riapriamo questa fase d'ascolto con gli enti locali perché è molto importante e sono sicuro che ripartirà un motore fondamentale per l'economia, perché quando si fermano gli enti locali, quando si fermano i lavori, si blocca l'artigiano, si blocca l'imprenditore, si blocca il professionista. Quindi ridiamo speranza e vigore agli enti locali per ridare speranza e vigore alla nostra Italia. Grazie e buon lavoro a tutti. Caro Presidente, Pescara, l'Abruzzo ti accolgono con gioia, entusiasmo e grande motivazione. Abbiamo messo in piedi con lo sforzo di tutti una comunità vera che si potesse accogliere e salutare. In questa sala, negli spazi limitrofi, lungo le scale, davanti al Palazzo Comunale, ci sono tanti amici che hanno voluto salutarti e stringerti la mano. Ci sono operatori economici, operatori del volontariato, persone con premura impegnate nel sociale. Perché è accaduto tutto quanto questo? Non è e non è stata un'operazione artificiosa. Non appena si è saputo che a Pescara per l'Abruzzo veniva Prodi, è scattato una specie di sentimento da incantesimo. Ci vogliamo essere, vogliamo testimoniare quanto anche per noi conta e serve avviare il cambiamento dell'Italia e per l'Italia. Con queste parole, come sindaco, sono molto contento che tu hai potuto mantenere l'impegno nell'essere presente qui. Noi abbiamo l'idea dell'Italia che tu stai spiegando in serate e giornate molto impegnative, così come abbiamo dimostrato di avere un'idea dell'Abruzzo e della città di Pescara, da quando abbiamo assunto la guida dell'una e dell'altra istituzione. Ci si diceva anche qui che le persone sono scontatamente a destra, non ce la pensano come batte il nostro cuore, invece non è stato così, la gente si è affidata, ci ha dato la cura del futuro di ognuno. E noi, da quando abbiamo avuto queste responsabilità, dalla mattina alla sera ci siamo applicati per fare, avendo un'idea dentro di noi, che non si fa da soli, che si fa insieme, ascoltando, concertando, misurandosi e poi verificando, che poi è stata l'idea fortunata, vincente, del 1996 che tu simboleggiasti con il tuo pullman. Questa straordinaria idea che caratterizzò e movimentò l'Italia, l'Italia degli 8.000 comuni, l'Italia dei distretti, l'Italia della grande vitalità economica che poi ripartì. Ecco, noi con questo spirito ti diciamo grazie che sei venuto e grazie per il lavoro e lo sforzo che stai portando avanti.
Pescara, mi chiedevi che cos'è. È una città con 129.000 abitanti, poi però ci sono anche i cittadini quotidiani che la fanno gonfiare, due giorni la settimana portandola quasi a 300.000 abitanti e 4 mesi l'anno, perché è una città dei servizi per tutta la regione. È una città che si incastona bene all'interno di una regione che naturalmente svolge una funzione di piattaforma logistica per tutta la regione dell'Adriatico, io dico anche per il centro dell'Italia. Ora su questo, noi ci aspettiamo di costruire un rapporto nuovo tra territori, periferie, autonomie locali e potere centrale, come quello che stiamo costruendo con la regione. Vogliamo poterci contare sulla interlocuzione, su un progetto condiviso, comune. Noi vogliamo organizzare una serie di ponti che facciano sì che le nostre iniziative, le nostre idee, i nostri progetti possano trovare attenzione. E non quello che è accaduto purtroppo in questi 5 anni, durante i quali si è voluto ghiacciare gli enti locali, la forza degli enti locali, la capacità che hanno di accompagnare lo sviluppo. Noi ti chiediamo di continuare a fare quello che hai già fatto e quello che stai impostando in queste belle settimane di campagna elettorale. Noi abbiamo un'idea della rappresentanza che la decliniamo così. Noi vogliamo rendere presenti coloro i quali non ci possono essere, quelli che non hanno la forza, quelli che non hanno gli strumenti, perché questa è l'idea dei diritti che noi abbiamo. Noi postuliamo, vogliamo una comunità nella quale tutti possono avere diritti. Quelli che ce la fanno, che hanno forza, che hanno merito, ma anche quelli che vivono la condizione del dolore, del disagio e della difficoltà. Per questa Italia, non solo i militanti, gli impegnati, gli amministratori, quelli che hanno scelto quotidianamente di occuparsi della vicenda politica, ma tanta gente che lavora, che opera, si sta raccogliendo attorno a noi. Ti dicevo prima, durante la passeggiata dei due caffè, dacci un obiettivo e lo raggiungeremo anche sul piano elettorale, perché ci piace gettare il sasso in avanti con questo spirito, con questa voglia di fare, con questa intenzione, con quest'anima che ci caratterizza e ci spinge. Ti accogliamo, ti aiutiamo e ti verremo a chiedere anche di fare per noi e con noi buon governo dell'Italia. Forza l'Italia e viva Romano Prodi! Adesso la parola al presidente Prodi, che ci presenterà la sua idea dell'Italia.